Allora, invitiamo tutti coloro, tanto grazie per essere con noi, a prendere posto, perché davvero tra qualche istante con l'amico collega Fabio daremo il via a questo nuovo slot, quindi vi invitiamo davvero a prendere posto, pochissimi istanti, questa quarta giornata. Ho solo il compito tanto di davvero dirvi grazie per essere con noi a nome di Confindustria e Salone Nautici. Siamo arrivati alla 63esima edizione di questo Salone Nautico e, come vedete, dopo la pioggia dei giorni scorsi, fortunatamente delle belle giornate ci dovrebbero accompagnare anche fino all'ultima giornata di domani, e quindi ancora una volta un salone che sta riscuotendo, lo vedete anche voi, oggi è lunedì, guardate quanta gente, il salone è invaso, quindi complimenti davvero a tutti coloro che stanno facendo un lavoro straordinario. Non parlo solo di capacità imprenditoriale, ma di tutti coloro che davvero amano poi il mare. Accomodiamoci, signori, perché ci siamo, grazie. Ci siamo quasi, buongiorno, ci siamo quasi, stiamo aspettando Ambrogio Beccaria, ma noi intanto iniziamo perché lui arriverà, e poi abbiamo dei collegamenti con... Allora, intanto iniziamo, sono Fabio Pozzo, buongiorno, vi presento intanto i presenti: Edoardo Bianchi, San Giorgio Marin, velista ma anche costruttore di una delle barche che adesso... insomma, stanno andando per la maggiore, diciamolo, ci stanno invidiando anche i francesi, e questo a noi fa molto piacere. Pietro Luciani, velista, navigatore, vicepresidente della Class Carant, quindi a livello internazionale, e prossimo armatore di una barca, nuovo Class Carant. In video collegamento abbiamo Alberto Riva, abbiamo Andrea Fornaro e abbiamo Alberto Bona, quindi diciamo che questa è l'onda italiana del Class Carant. È un momento davvero felice, particolare per la vela italiana, perché insomma abbiamo trovato barche vincenti, velisti vincenti e anche sponsor, che non è male, e quindi insomma, ecco, l'abbiamo chiamato il fenomeno italiano del Class Carant, l'onda italiana del Class Carant. E allora iniziamo subito intanto con Pietro Luciani. Noi avevamo preparato delle foto, le mandiamo quando abbiamo tutti. Intanto aspettiamo anche a mandare il video, aspettiamo allora l'arrivo di Ambrogio. Ma Pietro, è un momento particolare per la Class Carant italiano. Tu puoi parlare sia come italiano che come class internazionale. Sì, come amministratore. Iniziamo con, mettendomi il cappello di amministratore della classe. Perché tanto sul fenomeno italiano avremo modo di affrontarlo. Diciamo che è un momento particolare intanto già per la classe a livello internazionale. È una classe relativamente giovane, è stata creata nel 2007, ma che negli ultimi 4 anni ha avuto un incremento veramente importante, e abbiamo messo in acqua 40 barche negli ultimi 4 anni, per cui un boom importante, una crescita tecnica enorme, e come vedremo poi finalmente anche nuovi cantieri che si gettano in questa avventura a produrre una barca che è semplice solo sulla carta. Magari Edo ce lo racconterà, ma è una barca che è in fibra di vetro, è vero, non è in fibra di carbonio. Abbiamo un regolamento che è parte del nostro successo, in cui cerchiamo di tenere i costi sotto controllo il più possibile. A volte ci riusciamo, a volte un po' meno, ma ci proviamo. Però nonostante questo, la barca è facile solamente da costruire, solamente sulla carta. Sono barche molto tecnologicamente molto avanzate. Nonostante questo, abbiamo messo in acqua negli ultimi 4 anni appunto più di 40 barche. Per cui la classe vive un momento veramente molto importante. Contemporaneamente c'è un'attenzione dei navigatori più forti italiani. Mi tiro fuori in questo momento, parliamo degli altri che non sono io, partiamo da Ambrogio, per continuare con
con Alberto Bona, Alberto Iva, Andrea Fornaro, insomma hanno fatto i primi tre, tutti tranne Alberto Riva, questi che ho nominato hanno fatto la rotta del Rum, e poi parleremo delle varie avventure di ognuno, credo, ma con ottimi, buoni se non ottimi risultati, o eccellenti addirittura in certi casi. E, cioè, non, per cui contemporaneamente i navigatori italiani di solitario, di oceano più bravi si sono concentrati sulla Class 40, e contemporaneamente abbiamo avuto la fortuna anche di poter veder nascere un progetto che fosse interamente italiano, un progetto che si sta rivelando decisamente interessante, ecco, posso dire in maniera un po' eufemistica, diciamo decisamente interessante. Tutto questo fa sì che l'attenzione verso l'Italia, di una classe che fino a ieri potevamo definire molto franco-francese, diciamo, cioè appunto c'è una grande attenzione verso l'Italia, verso i progetti italiani, verso le costruzioni italiane e verso i navigatori italiani. Grazie Pietro. Visto che potremmo far partire il video, così intanto capiamo, il video del Fastnet, dove ci siete un po' tutti, quindi a vario titolo e varie barche, però ci siete tutti. The conditions, adversity and endurance. The 2023 Rolex Fastnet Race. Non è solo Class 40, ma as this special 50th edition draws to a close, it has more than lived up to its reputation as one of the greatest offshore challenges on the planet. This edition was even more fantastic because of the star. I've never experienced such waves before. The waves kind of funnel in through Hurst, and we had some of the biggest swell I've ever seen in Solent. The start was about not breaking the boat, getting out, not necessarily being the fastest, but you know, coming home in one piece. Brutal and hard. And so we were eking out every little knot of boat speed we could. The coast of Ireland looks really beautiful. It was sunny and perfect. Glassy, calm water and no wind. We saw minke whales, we saw dolphins. The rock's the iconic image. Everything you see about the race, it's always a photo of the rock. Something not a lot of people get to do. Arriving in Cherbourg was really fantastic, and the welcoming is amazing. And Cherbourg made something very special here. You feel a little euphoric. The Rolex Fastnet race is a huge challenge from a sailing point of view. It's a huge sense of accomplishment to have completed it. Whilst for many the goal was just to finish this extraordinary race, there were rewards for exemplary performances. Most notably, the coveted Fastnet Challenge Cup, awarded to the race's overall winner, Caro. Another truly memorable edition of the Rolex Fastnet race. Direi di mettere in sottofondo l'altro, dove si vedono meglio i Class 40, ma intanto ecco anche Ambrogio Beccaria, ce l'abbiamo fatta. Ambrogio, grazie di essere qua con noi. Bravo, c'è qua. Ciao, ce l'hai fatta. Ecco Ambrogio che, allora, Edo Bianchi, Pietro Luciani, Ambrogio Beccaria. Ambrogio Beccaria, sei arrivato insomma fresco di una bella regata. Com'è sì. Andata? Benissimo, perché è una regata, si chiama 40 Malouin, ed è l'ultima regata prima della stagione, prima della Jacques Vabre, che è il grande appuntamento dell'anno, che è la traversata dell'Oceano Atlantico in doppio. E c'è una piccola regata offshore in cui c'era anche Pietro, che durava neanche 24 ore, che abbiamo vinto, e poi c'erano due giornate invece di inshore, piccole regate costiere, che abbiamo vinto pure quelle, quindi alla benissimo grande. Insomma, benissimo, alla grande, molto bene, complimenti. Vogliamo mettere la foto, iniziamo con le foto, quindi la foto, beh, questa è la tua barca, questo è sempre il Fastnet.
a bordo c'eri anche tu, no Edo? C'ero anch'io. C'eri anche tu, che è stata una partenza bella tosta, sì, quella del Fast. Sì, ma faccio notare già una cosa, che Ambrogio era l'unico con la randa piena, mica lo guardavamo lì, cioè, che cazzo sta facendo? Ma questo è per compensare le mie dimensioni a terra, faccio queste cose in mare. Ambrogio, avevamo iniziato con Pietro Luciani a parlare del momento favorevole del Class 40. Tu sei uno del, fai parte dell'onda, diciamo, no? Class 40, chiamiamolo Class 40. Chiamiamolo Class 40, Class 40. Benissimo. Tu sei, fai parte dell'onda. Perché questo momento così favorevole? Ma secondo me era solo una questione di tempo, nel senso che quando ci sono le persone che, voglio dire, oggi tutti gli italiani che fanno la Class 40 hanno dei progetti bellissimi, e barche nuove, performanti, nel senso, secondo me era solo una questione di tempo da questo punto di vista, nel senso che gli ingredienti c'erano, mancava solo, sai, a volte le cose succedono anche un po' per caso, o anche che le cose si devono un po' allineare, no? In questo caso si sono allineate nel momento un po', nello stesso momento un po' per tutti. Credo che ovviamente ci volesse un po' il coraggio degli sponsor, no? Come sempre, perché comunque sono progetti comunque impegnativi per le aziende, e da questo punto di vista credo che Pirelli sia stato un po' una prestrada per tanti, perché quando oggi se tu vai da uno sponsor e gli chiedi di fare un progetto Class 40, guardi chi sono i tuoi competitor, no? Se ci sono aziende come Pirelli che hanno iniziato come primi grandi sponsor nella Class 40 italiani, dà un certo peso. Quindi da questo punto di vista mi sento veramente di ringraziare non solo a nome personale, ma anche credo che abbia fatto bene a tutto il movimento. Vorrei che mettessimo la foto successiva, che è quella di Pietro, ma adesso chiedo a Edoardo, che è qui, poi dopo vediamo anche i collegamenti. Ovviamente Pietro, vabbè, lo teniamo qui fra italiani, ma era su una barca francese, però vabbè, per poco. Ecco Edoardo, adesso ti chiedo, come, non come velista ma come imprenditore, come cantiere, un po' di quest'onda si deve anche al progetto iniziale di Ambrogio e anche un po' il coraggio di investire come cantiere. Se è vero che, ed è vero che arrivano altre barche, ma arrivano anche barche che non aspettavamo, cioè i francesi stanno guardando anche all'Italia per venire a costruirle. Ma assolutamente sì, intanto questo progetto qua nasce grazie un po' alla visione che ha avuto Ambrogio. Cioè, Ambrogio ha veramente guardato oltre rispetto agli altri, ha detto anziché fare un progetto standard francese, prova a credere in qualcosa di nuovo, qualcosa di più. Lo devo ringraziare perché ha creduto in me e nel nostro cantiere che era appena nato, quindi il progetto alla grande Pirelli, sì, per sì, la San Giorgio Marine è stata la prima barca che abbiamo costruito, e quindi lui ha creduto in questa nuova realtà, ha creduto in Gianluca Guelfi e Fabio D'Angeli, che erano dei progettisti nuovi che sulla carta non esistevano, quindi ha messo insieme un pacchetto, direi molto rischioso ma molto di talento, e sicuramente ha funzionato in maniera eccezionale. La cosa importante che si è vista, che abbiamo dimostrato, che in Italia abbiamo l'eccellenza in tutti i settori. Okay, lo vediamo già nella Coppa America, lo vediamo nel resto della vela, non eravamo ancora riusciti a farlo vedere nell'oceano, ma abbiamo dei navigatori che sanno vincere nonostante nascano sul Mediterraneo, abbiamo i costruttori che sanno costruire, i velai che sanno fare le vele, cioè abbiamo in Italia, riusciamo a avere tutto anche nel mondo dell'oceano, e quasi, dove non ci arriviamo ci stiamo allenando, però è un momento sicuramente molto positivo. Molto molto positivo. Pietro fa finta di fare francese ma è italiano anche lui ed è molto forte anche lui. Adesso quindi possiamo dirlo, Pietro, la barca che stai costruendo, che costruirai, è sempre San Giorgio Marine Italia. È una barca sorella della barca di Ambrogio, il quarto esemplare. Quarto. Gli esemplari 1, 2 e 3 sono in mano a italiani, il quarto lo compra un italiano, ci correrà insieme ad un ragazzo francese, e iniziamo a portare questo progetto anche un po' verso la Francia.
siamo molto contenti. Quello che dobbiamo dare a Cesare, quel che è di Cesare, quello che diceva prima Ambrogio giustissimamente rispetto al suo sponsor, che semplifica molto la vita a qualcun altro che cerca, ovviamente. Direi che l'altro clascolante italiano, il primo, è stato sponsorato da Pirelli, è molto semplificante la vita per uno che cerca sponsor, però è anche molto semplificante la vita il fatto di dire: sto partendo con un progetto, ma non è un azzardo, è un progetto che ha già vinto, che era una scommessa un anno e mezzo fa, ma adesso non è più una scommessa, e se non è più una scommessa ma è una meravigliosa realtà, insomma, buona parte del merito la dobbiamo a Ambrogio, insomma, per quello che valeva per Pirelli vale anche per Ambrogio, insomma. Scusate, vi chiedo se ci sono i videocollegamenti, se ci sono possiamo incominciare con chi abbiamo, Alberto Bona come primo? Vediamo, tanto possiamo mettere la foto allora a questo punto di Bona, della barca di Bona, che è, vabbè, è una barca non italiana, ma lui è italiano e eccolo qua Alberto. Ciao Alberto. Ciao ragazzi. Ciao Albi. Ciao a tutti. Stavamo parlando del buon momento della classe 40 italiana, adesso ormai la chiamiamo così. Sei d'accordo che è un momento favorevole, forse mai verificatosi prima? Ma sicuramente adesso siamo, quando si apre il sito della classe 40, i primi due nomi della ranking della stagione siamo io e Ambrogio, quindi credo che sia una grande soddisfazione, no? E poi adesso, come diceva anche lui prima, intanto bravo anche per quest'ultima, e adesso c'è la Jacques Vabre prestissimo, che è chiaramente un po' l'appuntamento della stagione importante. Tu dove sei in questo momento? Sei già in Francia, ti stai già avvicinando alla Jacques Vabre? Sì, in realtà sono tornato da un lungo trasferimento, perché abbiamo portato la barca in Mediterraneo, e quindi abbiamo riportato la barca indietro, e adesso la barca è in cantiere per qualche giorno prima di fare qualche ultimo allenamento prima della Jacques Vabre. Quindi siamo adesso, in questo momento, la barca a terra. Molto bene. Io passerei anche agli altri collegamenti. Non riusciamo a metterli, come dire, che si vedono e rimangono e non spariscono. Grazie. Vediamo chi arriva. Forse eccoli qua, tutti quanti. Benissimo. Bene, allora salutiamo Andrea Fornaro, che è in basso alla vostra destra, Alberto Riva, che è in alto alla vostra sinistra, e appunto Alberto Bona, che è in basso sulla vostra sinistra. Ecco, ragazzi, ciao, Alberto è in navigazione, si può dire anche Andrea, perché a Parigi sta prendendo un aereo. Anche a voi la stessa domanda: momento felice del class 40. Voi intanto perché avete scelto il class 40? Andrea, non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Andrea. Ok, adesso mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benvenuto, sì, salve a tutti. Salve, ciao. Ripetimi la domanda, scusami. No, vorrei dirti, oltretutto sì, ricordo che tu sei il terzo della barca, cioè il secondo della barca, diciamo, gemella, sì, di Ambrogio, quindi barca italiana. Dicevo, momento favorevole del class 40, e perché hai scelto il class 40? Allora, questo è il mio sesto anno sul class 40, perché avevo iniziato già con barche diverse, e dopo l'esperienza del Mini ci sono due o tre classi alle quali si può accedere. Questa mi sembrava quella più vicina a
al Mini 650 subito dopo, ed è una bellissima barca, e anche è una barca che dà la possibilità a uno skipper di ospitare anche co-skipper o a volte anche tre persone in regate di alto livello e riuscire a farle, quindi anche, diciamo, la possibilità di allargare, ecco, l'equipaggio a più persone. E poi casualmente ci troviamo in questo momento, io penso che poi ci sono delle congiunture temporali anche un po' fortuite, dove diversi skipper italiani, insomma quelli un po' più di punta, si ritrovano con la stessa barca nello stesso momento. Insomma, è una cosa, è una casualità bellissima, e però si è avverata, ecco, è bene così, anche per Edoardo, voglio dire, è una buona cosa. Alberto, ci senti? Alberto Riva, ci senti? Vedi, vi sento. Sì, bene. Scusate, sei navigazione. Ecco, allora, la tua è la terza, allora, a questo punto, barca sempre sulla scia della prima e sempre con San Giorgio Marin. Ecco, anche a te, momento favorevole, perché class 40? Beh, per me vale un po' parte dello stesso discorso di Andrea, dopo l'esperienza in Mini, che è stata magica, con delle barche incredibili che in Italia dovremmo spingere sempre di più, volevo fare qualcosa di un po' più sfidante, una barca un pochino più complicata, fisicamente più intensa, su cui si potesse fare dell'equipaggio sicuramente, e poi ho navigato tanto, ho seguito estremamente da vicino il progetto di Ambrogio, quindi su questa barca già la conoscevo, e è difficile non innamorarsene. Oltretutto volevo anche in sala c'è anche Matteo Sericano, che potrebbe essere un'altra barca ancora, lui non lo vuol dire, però potrebbe anche lui essere un altro degli italiani della classe 40. Ambrogio, praticamente tutti dicono che tu hai fatto da apripista, quindi meriti e colpe, semmai hai avuto anche coraggio a presentare un progetto, insomma, di un tuo compagno di corso università, italiani. Sì, sì, beh, intanto vabbè, li ringrazio tutti perché ovviamente fa sempre piacere, ma io ho tanti difetti, sicuramente quello della follia è uno di quelli più forti dentro di me, e effettivamente a vederlo da fuori oggi, diciamo, questo passaggio che avevo fatto così sicuro verso un progetto completamente nuovo, con degli architetti nuovi, con un cantiere nuovo, oggi a vederlo da fuori mi fa paura, no? Dico, ma è matto. Anzi, c'è un grandissimo navigatore italiano che mi ha sempre dato tanti consigli, che mi diceva: no, questa non si fa così. e però era, non lo so, sai, quando sei lì in mezzo, che poi io facevo un po' da fulcro in realtà, e ricevevo solo l'energia positiva delle persone di fianco a me, quindi quando tu c'hai di fianco uno come Edo e Gianluca e Fabio che scalpitavano per disegnare una barca, in realtà io ho fatto solo da fulcro, cioè io ci ho messo la fiducia, ma poi il lavoro vero e proprio l'hanno messo loro, quindi la gran parte, diciamo, del merito di successo poi così industriale del progetto è loro. Edo, quando è venuto da te Ambrogio la prima volta, cosa gli hai detto? Sì, facciamola subito, o hai avuto un momento di... Ma allora, ha detto una cosa molto bella e giusta, c'era un'energia positiva, nuova, che è quello che mi ha affascinato del progetto. Cioè, quando sono arrivati, dicendo, abbiamo questa idea, quando ho visto la prima volta il disegno, mi è piaciuto. Ho detto, cavolo, qualcosa di diverso. E quello è quello che mi ha affascinato, proprio l'energia, la voglia, la forza che avevano dietro
questo progetto, dietro questo sogno. Anch'io sono un sognatore, follie ne faccio anch'io, e l'ultima è quella del cantiere, che è abbastanza grossa. Quindi quando vedo progetti e gente che ha voglia di osare, a me mi apro, perché mi trovo subito bene. Quindi abbiamo detto ok, siamo sentiti più volte, però il progetto mi è piaciuto e abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto. Si può dire che il cantiere sia nato un po', diciamo, in prossimità di questo progetto? Le congiunture, come dicevamo prima, sono arrivate tutte nel momento perfetto, perché io stavo aprendo cantiere e in quel momento Ambrogio stava cercando un cantiere per costruire la barca, e allora abbiamo detto va bene, io il cantiere lo devo aprire, lo spazio c'è, costruiamo la prima barca, e da lì siamo partiti. E quindi ci siamo allineati, come diceva, abbiamo trovato quel momento dove lui cercava un cantiere, io cercavo un progetto, e ci siamo trovati. Io ne uscivo da un progetto molto grosso, e lo sponsor anche da Pirelli li conoscevo bene, quindi c'era anche fiducia nello sponsor, nello skipper, si è creata una combinazione che ha funzionato, e da lì è nato questo progetto qua. Ambrogio, tu però sulla carta ci credevi, ovviamente, se non l'avresti fatto, però poi dovevi avere la riprova, non so come dire, cioè non era sicuro al 100% che funzionasse? No, assolutamente, anzi tutt'altro. Quel momento lì sei talmente entusiasta così di poter fare questo progetto che effettivamente ci credevo tantissimo, però poi effettivamente anch'io ho l'angoscia, ma se poi non funziona. Quindi mi ricordo benissimo il primo allenamento, io sono arrivato in Bretagna, mi sembra verso fine settembre, perché era vicino al mio compleanno, c'era il rischio che facessi il compleanno in qualifica, quindi sono arrivato verso il 27-28 settembre secondo me, e la partenza da Rudurum era l'8 novembre. Quella era la prima volta che navigavo da solo sulla barca, però non avevo mai navigato quindi con delle persone di fianco a me, con delle altre barche di fianco a me, quindi effettivamente non avevo nessuna idea di come andava la barca rispetto agli altri, quindi questa era sicuramente una grandissima angoscia, oltre a tutte quelle dell'affidabilità, ma se ce la faccio, chissà come va. Però effettivamente ero lì per fare la regata, quindi l'angoscia sportiva è una cosa che vive forte dentro di me, e effettivamente mi ricordo il primo allenamento che ho fatto in gruppo, del primo e unico allenamento che ho fatto in gruppo prima della rotta del Rum, e siamo partiti in 7-8 barche per fare un offshore, un allenamento di una ventina di ore, quindi parti, fai la notte fuori, fai questo percorso, sono indietro e sono tornato secondo appena dietro a una delle barche nuove con uno skipper che aveva già fatto la Road to Room, che aveva già navigato qualche mese, quindi insomma ho detto ah ok, okay, cioè, il mezzo va bene. Ho chiamato Gianluca subito, entusiasta, ho detto tutto a posto. E poi vabbè, però ovviamente poi la barca non basta, e la Road to Room è stata poi un'avventura a sé incredibile, che mi ha dato tantissima fiducia, perché appunto io ho fatto bene nei mini, ma sai, i mini restano i mini, nel senso che per tanti fattori non è una classe, ma neanche classe 40, diciamo, non è una classe completamente professionale, però sicuramente i nomi grossi nella classe 40 sono tra i velisti più forti che ci sono in circolazione, quindi riuscire a fare un risultato alla rotta del Rum per me aveva un peso, diciamo, personale molto importante, e non sapevo assolutamente se ero in grado di farlo, quindi per me questo secondo posto in realtà è stata una magnifica sorpresa, ecco. Vi chiedo anche a voi ragazzi, Alberto, da te arrivo subito, ma Alberto Riva, Fornaro e Luciani, ma voi avete aspettato di vedere come andasse la barca di Ambrogio prima di decidere? Andrea Fornaro, mi senti? Sì, ti sento. Hai aspettato di vedere come andasse la barca di Ambrogio? No, perché noi l'abbiamo ordinata prima che facesse la regata, quindi però io vi dico che noi, vedendo un po' gli attori in campo tra Gianluca, Ambrogio, le persone coinvolte, siamo andati
cioè ero sicuro che veniva fuori una bella barca, poi che fosse così prestazionale ovviamente è stata un po' una scommessa, ma insomma mi sentivo sereno. Poi sono andato a visitare il cantiere, ho visto un po' come stava avvenendo, insomma ho detto ok, facciamola, è una bella barca, va bene, sarà vincente. E anche Edoardo mi ha spiegato un po' il metodo costruttivo, che sicuramente è più impegnativo delle barche francesi, però è migliore, va meglio, quindi siamo andati dritti ad ordinarla subito. Pietro, lo chiedo prima Alberto, che è il più scomodo di noi. Alberto Riva, tu hai aspettato la barca di Ambrogio, peraltro ci hai anche lavorato, credo, ma hai aspettato di vedere come andasse per decidere con acrobatica, ricordo Influence 2 e ovviamente alla grande Pirelli. Ti ripeto, tu hai aspettato di vedere come andasse la barca di Ambrogio per decidere di farne una sulla scia di... Diciamo che finita la mini volevo fare qualcos'altro, e non è una decisione solo tua, no? Devi mettere insieme tanti attori, quindi mentre cercavo di mettere insieme tutti i pezzi ho aiutato Ambrogio a costruire la barca e questo è un po' quel progetto che mi ha fatto capire ancora più in dettaglio quanto studio c'era dietro, e dopo averci navigato cioè, Ambrogio è un mio amico, Gianluca pure, Edolo è diventato, ho capito che il mio prossimo progetto sarebbe stato quello. Pietro? Beh, insomma, con Ambrogio, con Gianluca abbiamo fatto tante serate prima che Ambrogio iniziasse il suo progetto a parlare di barche, di Class 40, di cosa avremmo fatto, cosa non avremmo fatto di diverso, cosa avremmo ottimizzato, cosa volevamo fare. Insomma, è stata un po' una scelta naturale. Poi potrà essere testimone Alberto Bona sul fatto che sapessi che la barca andava, ci abbiamo fatto tutta una traversata atlantica fianco a fianco con la barca di Alberto, che piano non va, vi assicuro, per cui ci siamo detto va bene, insomma, vuol dire che non prendo proprio nessun rischio, insomma. Mi ha fatto veramente questa regata, si chiama Défi Atlantique, di ritorno dalla Guadalupe alla Francia dopo la rotta del Rhum, in cui per 4.000 miglia siamo rimasti a vista tre barche, di cui due erano quella di Alberto e l'altra quella di Ambrogio, per cui insomma i dati ormai ci sono su come vanno queste barche. Alberto Bona, invece con IBSA tu hai fatto una scelta diversa, cioè anche perché forse sei partito per primo, comunque hai fatto una scelta diversa, ciò non toglie che tu sei comunque italiano e rappresenti, fai parte dell'onda italiana, anche se hai costruito altrove la barca. Ti riconosci un po' in quest'onda, appunto, in questo movimento? Sì, certo, no, bisogna tenere conto che io in realtà parto con un progetto super last minute, in realtà, perché io a novembre, cioè un anno prima della partenza della rotta del Rhum, non avevo mai navigato su uno SCO, avevo navigato su dei Class 40 vecchi, sull'ex Telecom Italia di Giovanni, che mi aveva prestato per Giovanni Soldini. Sì, per un periodo, quindi in realtà io grazie, come dicevamo, no, a un po' un allineamento di pianeti, che poi sono anche incontri, no? Perché io incontro questa persona, Luca Bertacchi, che mi dice ma tu dopo tutti questi sacrifici, questi anni, questi impegno, no? E questa esperienza, sì, non è facile trovare chiaramente sostenitori, allora mi ha dato una mano e grazie a lui alla fine io a un anno della rotta del Rhum mi presento in Francia, perché era l'unico modo per avere una barca in tempo per la rotta del Rhum. Quindi
per me in realtà la scelta era cioè, c'era quella e basta, ed è andata già molto bene così, e sono molto, è stata la nostra prima vittoria, diciamo, riuscire ad avere una barca, quindi non e qui è, se vuoi, anche interessante pensare al fatto che quest'onda qua italiana, bellissimo, bisogna fare in modo che ce ne sia un'altra dietro, no? E quindi bisogna anche poi magari pensare a come fare perché che non si spenga, perché non si può sempre essere magari così, no? Dipendenti da un caso, da un incontro, bisogna che si strutturi un po' di più, come sta succedendo. Io guardo i ragazzi e ho un'enorme stima per quanto hanno fatto i ragazzi Ambrogio, Edo, è importantissimo perché si parte da lì, no? Poi ci sono altre cose da fare, ma è molto importante quello che stanno facendo. Vi faccio un ultimo giro di domande, che è questo. Uno è, come diceva Ambrogio, ma adesso è così facile trovare gli sponsor? E scherzo. E la seconda cosa è che comunque tutti venite dal Mini, quindi davvero tu no, però diciamo che loro sì, quindi Mini e sponsor, quindi il passato ma adesso anche il futuro, presente e futuro, mettiamola così. Dai Ambrogio e iniziamo. Ma allora, la domanda sul Mini era una cosa di cui volevo dire prima di quando si allineano i pianeti, nel senso che è molto importante capire anche da dove si arriva, no? E anche perché uno poi vuol fare certe cose, e il Mini da questo punto di vista ti dà veramente tutto quello che hai bisogno per fare dei progetti come questi qua. Dopodiché Pietro effettivamente ha detto che lui non l'ha fatto, però lui Pietro sono tanti anni che fa Class 40, e il Mini a tantissimi di noi ci ha dato questo, cioè la voglia di crederci, perché effettivamente visto da fuori sai, è difficile, l'oceano non ce l'hai sotto casa, è una classe comunque molto francese, tutto molto francese, tutto, c'è questa, c'hai un po' il peso di dire vabbè, ma noi non siamo capaci a farlo, cioè nel senso, se vuoi ci sono tantissime cose che ti tolgono la voglia. Invece una volta che inizi a fare Mini capisci che sì, sicuramente, diciamo, se vuoi può essere uno svantaggio essere italiani a fare la velocianica, perché appunto nessuno la conosce, non ce l'hai sotto casa, queste barche non le conosciamo, però il Mini poi ci ha dato a ognuno più o meno la consapevolezza che effettivamente sta roba la sapevamo fare, perché alla fine io l'ho vinta, Albi ha fatto secondo, Bona pure ha fatto quinto in Pogo 2, Fornaro ha fatto pure lui, mi sembra, un podio in Proto alla fine, l'ultima tappa, quindi alla fine, cioè, il Mini a tutti ci ha dato veramente un turbo incredibile, tutta quell'energia ancora una volta se la mischi, come dice il buon Bona, a degli incontri casuali ma belli, alla fine succedono le cose belle. Ecco, la seconda domanda non è tanto è facile trovare gli sponsor, perché non è facile, però c'è un po' più di attenzione, questo si può dire? Anche da parte delle imprese? Ma io in verità, se non ti so dire com'era prima, però vedere com'era prima, cioè nel senso che non c'erano grossi progetti italiani, mi viene da dire sì che è cambiato tutto. Addirittura è successa questa cosa alla Defi Atlantique, che è questa regata di cui parlava Pietro, è stata incredibile, perché la Defi Atlantique è la traversata dell'Oceano Atlantico in equipaggio, diciamo dalla Guadalupe alla Francia, il ritorno dopo la Road to Rome. Non eravamo tante barche perché tante tornano con i cargo, però è successa questa cosa incredibile, gli unici due equipaggi italiani, che eravamo io e Alberto Bona, cioè nel senso eravamo io lo skipper della mia barca, Alberto Bona lo skipper della sua barca, ma eravamo tre a bordo noi e tre a bordo loro, beh, noi eravamo gli unici con le barche nuove, cioè questa cosa non era mai successa prima, una flotta di 15 barche, le barche più competitive erano progetti italiani, avevamo i progetti più importanti, i sponsor più importanti, i team più grandi, quindi da questo punto di vista mi ha decisamente impressionato. Alberto con IBSA, Alberto Riva con Acrobatica, Fornaro non si sa, però voi avete, pensate che ci sia più attenzione degli sponsor, di chi deve sostenere anche finanziariamente l'Italia sugli oceani? Alberto Bona, Alberto Riva e Fornaro. Ma
sicuramente adesso si può dire di sì, vediamo che c'è anche una bella dinamica, poi magari anche lì è una questione di allineamenti, però è sicuramente più facile quando ci sono delle aziende già presenti che sponsorizzano, per chi entra e per chi arriva, prenderlo come esempio, no? E quindi fa vedere che ci sono queste aziende che ci hanno creduto, quindi è la cosa bella anche di aver iniziato quest'onda, no? Che speriamo che sia più facile anche per chi dietro ha voglia di continuare, di fare altri progetti ed è lì importante che ci sia un po' un sistema, no? Che si venga a creare oltre alle aziende anche un po' un sistema per queste aziende, perché secondo me anche fare degli eventi in Mediterraneo potrebbe aiutare ancora di più. Il fatto che magari ci fossero qualche regata da noi sicuramente potrebbe aiutare. Alberto Riva, è stato facile con Acrobatica? Sei muto. Non è mai facile, ragazzi, è sempre comunque complicato, è un progetto comunque che chiede un grosso investimento da parte dei diversi sponsor. Sicuramente però più se ne parla, più diventa uno sport conosciuto. Io sono assolutamente io credo assolutamente, cioè, il fatto che l'unione faccia la forza, quindi, cioè, il fatto che siamo in quattro adesso non vuol dire ne se ne parla quattro volte di più, se ne parla 10 volte di più. E come in tutti gli sport, più attenzione c'è, più sponsor poi sono interessati a supportarti. Quindi assolutamente, spero anzi che questa flotta diventi ancora più numerosa dal lato italiano. Andrea Fornaro, anche per te la stessa domanda: c'è più attenzione? Ritieni che ci sia più attenzione anche da parte di sponsor, imprese su di voi? Ma indubbiamente i format che hanno Ambrogio, Alberto sono sicuramente format interessanti, che sono appetibili a un'azienda, specialmente un'azienda innovativa, perché sponsorizzare la solita squadretta di calcio è facile, fare un progetto del genere che è anche internazionale bisogna avere un po' di coraggio, e un'azienda nuova, innovativa, secondo me può fare questo salto, no? Nella vela, e è bello vedere che nella vela ci sono queste possibilità, no? Massificare un po' la comunicazione e renderla fruibile un po' a tutti in uno sport che è così lontano, perché poi andiamo lontano dalla costa, insomma. E, bene, questo è un valore che questi ragazzi stanno portando avanti, e altri ragazzi sicuramente ne beneficeranno, quindi a loro va un grazie. Grazie Andrea, io so che tu devi prendere l'aereo, quindi quando infatti colgo l'occasione che mi avete dato la parola per salutarvi, che torno a Roma, e complimenti ad Ambrogio, ha fatto un weekend fantastico. E ci vediamo tutti alla Jack Fabre, dai. Grazie, ciao. Vi invito tutti, scusatemi, il 27 sera un aperitivo festa alla mia villa a Le Havre, siete tutti invitati, poi vi manderò l'invito ufficiale. Ciao a tutti. Tutti presenti, dicevi. Tutti presenti e non sobri. Ciao. Ciao, grazie Andrea. Beh, Pietro, anche tu, c'è sì. Più attenzione? Poi chiedo a Edo i clienti. Sì, c'è sicuramente più attenzione, questo è assodato. Due cose volevo dire velocemente. Non me ne voglia Andrea, che ci ha appena salito in aereo, però io volevo dire che ho una grandissima ammirazione per chi gestisce un progetto sportivo e contemporaneamente si occupa di comunicare per il suo sponsor, che è una cosa che io non faccio. Io faccio il co-skipper, per cui qualcuno come Alberto, come Ambrogio, che ha lo sponsor, che ha il suo progetto, viene da me e mi dice: vieni a fare le regate con me, mi serve il secondo professionista a bordo, io vengo. E poi adesso farò anche l'armatore.
però questi ragazzi, oltre a portare la barca, fanno un lavoro enorme di comunicazione per i loro sponsor, ed è veramente fare due lavori allo stesso tempo, sono veramente molto bravi. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa, mi collego ad Alberto Bona, che diceva di fare le gate in Mediterraneo, la Class 40, per cui rimetto il cappello dell'amministratore un attimo. La Class 40 ha organizzato da 2 anni, questo è il secondo anno che c'è, il Trofeo Mediterraneo, mettendo insieme una serie di regate che già esistevano, ma trovando accordi con gli organizzatori delle regate. In Italia, in particolar modo, cito la Roma per due, che è la prima regata del calendario del Trofeo Mediterraneo Class 40, ogni anno. E l'anno prossimo, in particolare, credo che vedrà molte barche venire, anche barche che staranno in Atlantico nel circuito principale nella prima parte dell'anno. Spero, conto che vengano a regatare dentro il Mediterraneo almeno per 2 regate importanti nella seconda parte della stagione, per cui credo, conto che vedremo molti Class 40 solcare il nostro mare l'anno prossimo. Bene, Edo, diciamo che la lista dei clienti si allunga. Non ti dico di svelarci in anticipo contratti eccetera, però è vero che c'è interesse anche dei francesi. Non a caso uno come Jean Lecam si è venuto a fare 2 Imoca 60 in Italia, quindi che sembrava una cosa, diciamo che non è, 10 anni fa sarebbe stato impossibile, no? Allora, il mercato francese è un mercato sicuramente molto complesso e molto fidelizzato. Io ammiro tantissimi francesi per la capacità che hanno nel credere nelle proprie capacità, nella propria terra, nella propria bandiera, cosa che stiamo iniziando a fare anche noi italiani. La cosa molto bella è che grazie a questi ragazzi che sono dei fenomeni stanno scoprendo anche francesi che siamo bravi anche noi. Abbiamo avuto un po'... Pietro stesso, il suo skipper è francese, Pietro è 50-50, quindi sicuramente c'è un interesse adesso anche da parte dei skipper francesi, perché vedono che ci sono dei grandi risultati e non so, o pensano che improvvisamente sono diventati tutti bravi, o capiscono anche che il mezzo è buono oltre a essere dei bravi skipper. Quindi questo sta aiutando il nostro mercato italiano ad avvicinarsi alla vela oceanica e a raggiungere, a toccare questo emisfero che era completamente chiuso dei francesi. Anche loro stanno capendo che si possono aprire a nuovi mercati. Faccio una domanda così improvviso a Matteo Siricano, perché a questo punto, visto che tu avrai forse un'altra barca, ormai la strada è spianata, gli sponsor ormai sono dietro l'angolo. Ma no, trovare sponsor è sempre difficile, però sicuramente aiuta, come si è detto, il fatto che tante aziende oggi, anche italiane, stanno decidendo di prendersi come dire, dei rischi, ma che vorrei dire più che altro di essere attive, dinamiche, di cercare di fare qualcosa di diverso, perché abbiamo una terra che è veramente speciale, unica sotto tanti aspetti. Abbiamo parlato di produzione, abbiamo parlato di prodotti. Abbiamo veramente la possibilità di comunicarlo a tutto il mondo, e questo è sicuramente un qualcosa che noi possiamo fare, e questi progetti dimostrano che si può far bene. Quindi uno sponsor oggi in Italia è sicuramente più interessato a questo sport, e spero anch'io di venire a giocare quanto prima possibile con i ragazzi che sono adesso in Class 40, perché sono amici e da alcuni di loro ho imparato veramente tanto, e quindi non vedo l'ora di andare a giocare anch'io. Grazie Matteo. Va bene, l'ultimo proprio Jacques Vabre, Ambrogio, dai. Pronto? Sì, beh sì, dai, prontissimo. Cioè, anzi, io non sono mai partito come ha detto il mio allenatore poco tempo fa. Anzi, ho fatto una regata con il mio allenatore ai Caraibi a febbraio, la Rorke 600, e la barca non era molto pronta. Poi vabbè, non è stata una delle nostre migliori regate, l'ha vinta Alberto Bona, noi abbiamo fatto secondo, ma ci aveva dato abbastanza giù, e lui mi aveva detto un po' così stranito: ah, però cioè, strano, tu funzioni così, nel senso, parti con la barca che è sempre un casino, poi però le regate vanno bene. Quindi questa volta è un po' strano per me, perché parto con la regata che la barca è perfetta,
ho un team fantastico, ci sono due persone che lavorano per me quando io sono qua a parlare, e quindi è un po' nuova questa cosa per me, quindi devo, non devo abbassare troppo la guardia, però sì mi sento molto pronto e i risultati di quest'anno mi hanno dato tanta fiducia, quindi ho una voglia incredibile di partire. Adoro il mio co-skipper, che è un ragazzo che ho conosciuto da poco, ci ho passato molto più tempo in mare che a terra e niente, comunque ricordiamo il nome, si chiama Nicolas Andrieux, è un ragazzo francese, lui in realtà è il direttore dell'ufficio tecnico di Charal, che è uno dei più grossi team di Mocha 60, e come dico sempre, lui sa fare tutto quello che io non so fare, quindi è super metodico, precisissimo, che analizza nel dettaglio una cosa alla volta, io sono molto più casinista, diciamo, e però da questo punto di vista ci troviamo veramente bene. E poi dopo questa Maluina ho scoperto che in realtà è anche un drago nella tattica, diciamo a corto raggio, che è una cosa in cui io non sono fortissimo, e ha una tecnica sopraffina, no? Quindi sono veramente veramente gasato di scoprire come andrà a finire. Alberto Bona, tu sei con chi corri la Jacques Vabre? Io corro con il co-skipper di tutta la stagione, che si chiama Pablo Santurde, che è uno spagnolo molto molto bravo, e abbiamo fatto tutta la stagione insieme. Siamo partiti appunto da questa regata che diciamo prima, la Défi Atlantique, abbiamo fatto anche la Rorke 600 con lui, e l'ultima regata che abbiamo fatto insieme l'abbiamo vinta, la Zorro, una regata bellissima. Praticamente abbiamo fatto andata e ritorno dalle Azzorre di Poppa all'Asco con vento forte, ed è stato bellissimo un ultimo test prima della Jacques Vabre, che ci ha dato un sacco di motivazione e sicurezza sul lavoro che abbiamo fatto, su come ci presentiamo. Quindi sono molto contento anche di farla con lui, che oltre a essere veramente forte è una persona speciale, direi. Alberto Riva, tu invece con chi sei? Con chi sarai, scusa? Scusate. Io sono già a bordo invece come co-skipper, vediamo se è disponibile. Se non... No, mi sa che è in branda, eccolo lì. Jean-Marc, un ragazzo francese, tra l'altro il presidente della classe Mini Francia. È un ragazzo con cui ho combattuto durante la mia 2021. Non ci siamo mai navigati insieme, però abbiamo sempre avuto un grandissimo feeling umano, e sapevo che era anche un ottimo navigatore, e quindi siamo partiti insieme per questa avventura. Pietro, che livello sarà la Jacques Vabre? A proposito, tu ci sei? Io ci sono col mio skipper francese William Matelet Moreau, io faccio il suo co-skipper. Sarà l'ultima regata con la barca di adesso, per poi appunto cavalcare la nuova bestiol l'anno prossimo, e ci sarò. Come sarà questa regata? Il livello sarà, sì, il livello è veramente stratosferico. Ci sono qua più di 40 barche alla partenza. Per la Jacques Vabre sono veramente tante, 40, class 40 dico, siamo la flotta più numerosa insieme agli Imoca, credo, e il livello è altissimo, e credo che tutti questi quattro progetti italiani, io sono il quinto ma parlo degli altri, partano per giocarsi i posti più importanti, insomma, per cui sarà quasi un peccato doverla fare, perché non posso seguirla bene da terra. No, scherzo. Edoardo, tu avrai il problema di del tifo a questo punto, perché sei no, al di là del tifo italiano, ma dico, hai più barche in acqua, quindi... Vabbè, ma a me se fanno primo, secondo e terzo sono contento, eh. No, io gli voglio bene a tutti, perché alla fine
anch'io ho fatto la mia carriera velica con le classi olimpiche, no? E ho avuto chi mi ha aiutato, chi mi ha dato l'opportunità di arrivare fin dove sono arrivato, e aver lavorato con loro mi sento anch'io parte di questi progetti. Ognuno ha le proprie particolarità, sono dei navigatori solitari, lo capisci quando è finito la barca, però li stimo tutti, ma stimo tutti, compreso chi non ha la mia barca, perché anche Alberto sta facendo un lavoro eccezionale. Cioè, secondo me il lavoro importante che sta nascendo è avere finalmente una presenza italiana molto importante nella vela oceanica, che questo qua darà il futuro a tutti noi, ma anche ai nuovi ragazzi che si avvicineranno al mini, che si avvicineranno oppure finiranno la classe olimpica, sanno che ci può essere un futuro anche nella vela oceanica, anche per noi italiani. Questo qua è il messaggio più importante che loro stanno dando e che io sto provando nel mio piccolo a promuovere insieme a loro, perché è il futuro della vela oceanica italiana, lo stanno creando, lo stiamo creando assieme, e dobbiamo continuare a spingere per farlo crescere, perché abbiamo tutto per poter essere al massimo livello e loro lo stanno dimostrando. Bene, noi chiudiamo perché ci chiamano all'ordine. Saluto Alberto Bona, grazie. Saluto Alberto Riva, il suo co-skipper. Aspetta, ciao. Posso fare una domanda ad Albi? Si è svegliato. Anche detto Richard, Albi, a quando arrivate? Siamo a 135 miglia dall'Oriente. Bene, buon vento Ambrogio, anche Ambrogio Beccaria, a Pietro Luciani e anche ai Due Bianchi, perché ne abbiamo tutti bisogno. Grazie di essere stati con noi.